Angolana Castelnuovo è l'ultima di andata. I Black Green Teramani sono lì, ancorati in prima posizione. L'Angolana punti salvezza da conquistare nel più breve tempo possibile. D'altronde la classifica parla chiaro. Le credenziali per cambiare lo stato attuale ci sono tutte. E allora? Direzione affidata a Giuseppe San Giorgi di Imola. Nelle fila dell'Angolana rientra l'ottimo Buffetti, in veste questa volta di capitano. Inizio in fraseggio per entrambe le formazioni, gioco che si stagna prevalentemente al centrocampo, ma il maggior tasso tecnico della capolista viene evidenziata al 19° minuto, azione panoramica finalizzata da Di Ruocco con la rete del vantaggio. 0-1. L'Angolana tenacemente ci prova al 35° minuto con Ruggeri, alto. 38° Fabrizi in area, gli va male. Prima del riposo e precisamente al 46° minuto, sul punto di battuta c'è lui, Casati, palla in out, tutti negli spogliatoi. Nel secondo tempo è tutto un altro andazzo. Primo minuto il Castelnuovo tuona con Degidio. Tiro secco, fuori di poco. Quarto minuto l'avvisaglia al raddoppio. Tentativo prima di Antichi, ma è solo traversa. Palla buona per Degidio. Rete. 0-2. Sesto minuto. Stoccata di Forò, Pelusi esalta tutta la sua bravura. Che intervento! L'Angolana si scuote al 9° minuto, conclusione a giro di Casati. Palo, e questo lo dobbiamo rivedere assolutamente. Gaetano Tereo ci porta in visione il definitivo 0-3. Siamo al 21° minuto. Inserimento astuto di Fabrizi in area. Eh sì, ed è gol. L'ultima proiezione arriva al 42° con Cellucci. Conclusione alta. Finisce qui. Angolana 0, Castelnuovo 3. Adesso ascoltiamo con attenzione le parole del direttore generale dell'Angolana. Antonio Bucci, direttore generale dell'Angolana. Vogliamo parlare di quello che sarà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Quello che sarà è che dobbiamo sempre combattere perché noi ci vogliamo salvare. Abbiamo cercato di mettere qualche innesto nuovo per completare un po' la rosa, ma il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio e di salvarci. Posso dire che era difficilissimo, noi ci dovevamo provare, ci abbiamo provato, anche se il secondo tempo non ci abbiamo provato bene, siamo scesi, non lo so se poi magari da un punto di vista anche mentale la squadra è scesa un attimino, però non abbiamo reagito come siamo abituati a fare, insomma. Dobbiamo fare meglio, se ci vogliamo salvare bisogna andare al 3000 all'ora, insomma, bisogna correre, questa è la nostra caratteristica di squadra e su questo non possiamo sbagliare, dobbiamo essere bravi, bravi, bravi. Chiedo scusa, per terminare ironicamente, in caso di ghiaccio basta innescare l'overdrive. Sì, bravo, termine giusto. Continua dunque il duello a distanza, Castelnuovo Lanciano, ma lei vince ancora una volta. Me l'hai detto adesso tu, che non sapevo cosa avesse fatto il Lanciano. Noi andiamo avanti per la nostra strada, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, anche i ragazzi oggi hanno dimostrato grande personalità e grande umiltà nell'affrontare un avversario che sulla carta sembrava facile, invece la partita non è stata per niente così. No, volevamo dedicare noi questa vittoria in primis al presidente che oggi ha perso un cugino e quindi siamo tutti vicini, lo abbracciamo. È una dedica speciale anche a mia madre che oggi fa gli anni, che è morta 4 anni fa, quindi voglio dedicare questa vittoria.
Andiamo per sentire.